Ragazzi, buongiorno. Questa mattina da un posto spettacolare, un po' hippie, ma poi ve lo mostreremo con calma. Ora direzione mare. Serviva anche per rallentare un po' rispetto al nostro stile di vita in Italia estremamente alto a livello di velocità. Questo è il nostro piccolo bungalow che poi vi mostreremo. Patio, posto dove mangiare, abbiamo fatto colazione stamattina qua e importantissimo, immancabile, eccola là, tutta per noi, ma ancora più importante, posto coperto per la nostra tenerona. In fondo c'è il lupo, il cane del proprietario, bellissimo e simpaticissimo. Ora facciamo insieme la strada per andare al mare, che sono circa 500 metri, ma comunque affascinante perché posto super caratteristico. Adesso ve lo mostreremo, lo vedrete insieme a noi. La struttura è divisa dalla strada, ci sono un po' di casine di qua e diverse casine di là, ma comunque è la stessa struttura e si chiama I Giramondos. Questa è la strada che porta all'interno dell'Uruguay, mentre questa è la strada che porta al mare. E questa è Sara. Questa è la strada che porta al mare e al centro di Punta del Diablo, che coincide con l'inizio della vera e propria spiaggia, la Playa de los Pescadores. Questa è l'unica strada asfaltata, tutte le altre strade, sia a destra che a sinistra, sono sterrate. La temperatura è oggi la più alta a cui abbiamo assistito da quando siamo arrivati. Il sole picchia molto, c'è molto vento, in effetti è una meta molto adorata dai surfisti, però non è mai caldissimo e comunque la sera finora è stato sempre fresco, molto fresco, tanto da non riuscire a stare fuori nel tavolino della nostra casina. Oggi siamo bene, senza felpa, siamo a metà mattinata, anche ieri eravamo a metà mattinata ma con la felpa addosso. Speriamo di riuscire a stare bene in spiaggia senza avere troppo freddo, questo lo dico più per me che per Francesco. Zona tranquillissima, anche se il titolare della struttura, che ha una storia un po' particolare che in un altro video vi racconteremo perché è molto interessante, ci ha detto che in questo posto, Punta del Diablo, le cose sono cambiate da 10 anni a questa parte in maniera allucinante. Dico questo perché 10 anni fa era molto meno conosciuto, molto più selvaggio, molto più tranquillo. Era una cittadina di pescatori, piccolissima, poco popolata. Chiaramente è stata raggiunta dal turismo e pian piano, come tutte le città dove il turismo inizia a svilupparsi, arriva qualche resort. Ci diceva adesso Viviana, la moglie di Roberto, che un grande proprietario di un resort vorrebbe aprire, non si sa ancora bene dove, e tutti i cittadini di Punta del Diablo sperano e si opporranno comunque alla costruzione di questo resort qui a Punta del Diablo. Tifiamo per loro. Sì, perché stravolgere questa situazione è un po' stravolgere l'anima di questo posto, e l'anima che ha a noi piace molto. Si inizia a intravedere quella duna di sabbia affascinante perché appunto a ridosso del mare. Piccola curiosità, quando vedete la scritta al chilo significa affitto. Arrivati a questo bivio, di qua si va in centro, ma noi andiamo di qua dietro la duna perché c'è una spiaggia super tranquilla. Poi ovviamente vi faremo vedere anche l'altra parte perché il centro è pittoresco. Ora scaliamo la duna. Rumore di sottofondo per chi taglia l'erba, perché già sapete che qua in Uruguay l'erba è sempre perfetta. Questo è il panorama dietro la duna. In fondo c'è un faro, ma è privato, quindi non possiamo andare. Guarda Vidas, spiaggia come tutte di dimensioni enormi, ma bellissima e soprattutto pulitissima. Andiamo a fare un bagno? Andiamo a fare surf. Non so voi, ma per me quando ci sono le onde, soprattutto di queste dimensioni, è sempre tanto tanto affascinante il mare. Venite in Uruguay, Punta del Diablo, ma Punta Paloma, tutta la costa, da quel poco che abbiamo potuto vedere, sono zone fantastiche se cercate la massima tranquillità. Accampamento profughi 4.0. Il profugo si è alzato.
adesso a far la spesa al super, poi si cucina, ragazzi. È l'ora dell'almuerzo, del pranzo. Guardate questa via che ci porta al centro, quanto è caratteristica, con questi pali, casine basse, colorate. Ora si vedono molte macchine moderne, sta arrivando il periodo di altissima stagione, ci hanno detto 28-29 dicembre, qua è il culmine. Per assaporare appieno l'atmosfera hippie di questo luogo ci hanno detto che sarebbe l'ottimale venire a marzo oppure anche a novembre, i primi dicembre. Quando praticamente non c'è ancora il turismo di massa, già dal giorno di Natale ad oggi abbiamo visto una grande differenza, prossimi giorni ancora di più. Qua ho visto l'altro giorno c'è un carrozziere meccanico gommista, un tutto fare praticamente. Qua c'è una pizzeria, l'odore è invitante, mentre di qua il nostro supermercato. L'asfalto finisce, inizia la strada sterrata, perché il centro, che è là in fondo... Ma ci porteremo con la tenerona perché c'è un po' di sabbia e ovviamente mi piace mettere le gomme sulla sabbia, con la motoscarica però. Spesa fatta. La carne è más tarde, quindi dobbiamo tornare più tardi oppure stasera faremo qualcos'altro e poi vediamo. Ecco la nostra casina con di fianco la tenerona. Guarda chi c'è! No, che hai fatto? Che hai fatto? Che hai fatto sulla ciampetta? Solo un po' di scena, eh? No, si è fatto male. Hai fatto un incontro con un altro canotto? Lupo! Lupetto! Devi aspettare, amore! Ti ho fatto male, ho fatto male, poi c'è qualcosa sotto la zampetta. Chi ti guarda qua? Dopo cerca le coccole. Dai, che dobbiamo andare a cucinare, dai! Andiamo? Adelante! Adelante! Capisce più adelante che andiamo? Sì, capisce più il castellano che l'italiano. Sei un cane spagnolo. Cuoca all'azione, andiamo a vedere sì. Cosa sta combinando. È il momento delle melanzane. Abbiamo messo giù prima patate, carote, zucchine, melanzane. Così faremo un po' di verdure in padella, poi aggiungiamo anche il sale. Questa è la nostra cucina con... K a vista, quindi aspirazione naturale. Sì, aggiungiamo il sale. Io ho aperto anche la finestra, guardate che vista. Oggi si mangia fuori. Giro panoramico del nostro piccolo bungalow, soffitto in paglia, postazione da lavoro e cena per quando fuori è freddo. Frigo super. Sì, enorme. La nostra camera matrimoniale. Guardaroba e bagnetto, piccolissimo ma super funzionale. Per noi ragazzi è un sogno, piccolina, semplice, non costa tantissimo, anche se da queste parti ci troviamo a Punta del Diablo, quindi vicino al Brasile, abbiamo visto che i prezzi sono ancora più alti rispetto che a Montevideo, che addirittura a Punta dell'Este. E a questo punto qualcuno dirà: Sara, pensaci bene, che questo tipo ti porterà alla follia. Già è successo. Guardate che piattino, ma il rumore, sentite? Sentite come soffrigge? La figlia di Cracco. No. Ah, un dettaglio fondamentale, dietro la cappa c'è anche la tenerona. Mentre cucini puoi controllare la moto. Comunque, mentre io vi facevo il room tour... È tornato, Lupo! Il titolare della struttura ci ha detto che è tranquillissimo, che è buonissimo, ma soprattutto che non entra mai all'interno delle casine degli ospiti. A meno che non venga invitato. Noi non l'abbiamo invitato perché mangeremo fuori e perché un po' di regole con gli animaletti vanno mantenute. E lui aspetta lì. Pranzo semplicissimo, pronto. Riso, verdure miste in padella e se ci va un po' di lomito, che è una carne a fette del lombo, del bovino, del manzo. E ci piace molto, quindi ogni tanto lo prendiamo. Questo qua è il piatto. C'è vento, quindi non riusciamo a... Questo qua. Buon appetito. Ovviamente col lupo che ci fa compagnia. E per chiudere il pranzo in bellezza, Bialetti portata dall'Italia. Eh sì, caffè e mocca.
tazze grandi perché non riusciamo finora a trovare tazzine piccole, ma è sempre caffè moka. Ieri ci eravamo lasciati su questa via, oggi che è mattina, guardate la tranquillità. Ieri vi abbiamo portato con noi a Playa de la Viuda, oggi ripercorreremo Playa de los Pescadores, Playa del Rivero, cioè Playa del Fiume, fino ad arrivare a Playa Grande, superando quel cammino di rocce che vi faremo vedere. Cosa molto interessante, qua a Punta del Diavolo la temperatura cambia in maniera vertiginosa da giorno a giorno. Oggi è caldissimo, ieri era caldo, avanti ieri era freddo. Curiosità, perché me lo ha chiesto mio nipote Edoardo, perché si chiama Punta del Diavolo? Si chiama così perché il promontorio roccioso ha una vaga somiglianza al tridente del diavolo, per cui ha preso questo nome. Che spettacolo! Tra i tantissimi posti che abbiamo visto nel mondo, pochissimi sono quei luoghi dove tu dici qua vorrei fermarmi e viverci. Questo è uno dei pochi. Qua è dove abbiamo fatto la spesa, qui c'è anche un bancomat. Il centro di Punta del Diavolo si trova qua a sinistra. Qua dove abbiamo fatto colazione l'altra mattina. Odore di pane, ragazzi, pane. Cani ovunque, liberissimi ma buonissimi, e guardate l'ambientazione per scendere in centro e arrivare fino in spiaggia. Che spettacolo il mare sullo sfondo. Qua è ancora presto, le bancarelle apriranno verso le 12, le 13. Quello che abbiamo capito è che la vita inizia lentamente e anche abbastanza tardi. Localini, vista mare per mangiare. Adesso arriveremo ad un punto di fronte a Playa de los Pescadores dove ci sono appunto delle pescherie. Vediamo se siamo in orario per prendere del pesce oppure magari tornare domani. Altro localino, ma ce ne sono tantissimi. Guardate come ripongono le sedie per la notte. Tutto aperto, non si chiude nulla qua. Questa è la via principale, eladeria, gelateria. Queste che vedete sono le baracche dei pescatori, ce ne sono 4-5 allineate. La corvina negra che vedete scritta è quella che abbiamo mangiato il giorno della vigilia, quella grande da 5 kg. Inutile dirvi che se amate la tranquillità e amate un po' quel sapore di tornare indietro negli anni, questo posto è spettacolare. Poi se avete anche un quad a disposizione è ancora più spettacolare, ma noi abbiamo la tenerona, poi la prendiamo, ci facciamo un giro sulla sabbia, scarichi. Adesso passeggiamo un po' fino alla fine della spiaggia per arrivare alla Playa Grande, poi torniamo alle pescherie per vedere se hanno qualcosa per il pranzo. Cocktail alla frutta in spiaggia, frutta freschissima e buonissima. Ho visto i prezzi sui 250 pesos, quindi siamo intorno ai 6 euro e qualcosa. Qua è proibito fermarsi con i camper per la notte. Altra cosa che abbiamo notato, vedete la spiaggia ora più stretta perché sicuramente l'alta marea fa il suo gioco. L'altro giorno, quando eravamo arrivati all'ora di pranzo, la spiaggia era molto molto più lunga, il mare arrivava fino qua. Oggi, ripeto, super affollata, perché appunto siamo il 28 dicembre e qua ci hanno detto che dal 28 fino all'anno nuovo è sempre sempre pienissimo. Customizzazione interessante per portare la tavola da surf in bici, guardate, sono tutti raccordi e tubi usati in idraulica. L'ingegno ai massimi livelli. Playa non abilitata per i cani, ma scoprirete che sono più cani che umani. Ecco un cagnotto, come vi dicevo. Due giorni fa non c'era praticamente nessuno. Siamo nella spiaggia del Rivero, quindi dovremmo superarla, passare per le rocce e arrivare in Playa Grande. Cani in braccio. Una cosa interessante, il titolare della struttura dove alloggiamo ci ha detto che fino a qualche anno fa era possibile arrivare direttamente in spiaggia con la moto. Da un paio anni l'hanno proibito. Cosa invece ancora, tra virgolette, legale, si può fare un po' più a nord entrando in Brasile. Nel frattempo che passiamo lungo la spiaggia c'è chi ha fatto il bagno dove c'era la bandiera rossa. Uscendo ho sentito che diceva agli altri: sta frio,
troppo fredda l'acqua, e un'altra signora, no, tengo miedo, è uscita quasi subito perché aveva paura appunto delle onde così potenti. Comunque, spiaggia terminata, ora dobbiamo superare quelle rocce qua per arrivare appunto a Playa Grande. Spiaggia enorme, lunghissima. Anche Sara si è surriscaldata tutta in pelle. Per evitare queste rocce, che l'altro giorno ci ha fatto caso dovrebbe essere granito, proviamo a passare di qua. Io intanto accelero il passo in maniera di sentire meno il calore della sabbia. Mamma mia. Ah, ah. Qua sopra è meglio. Sara e scioltezza. Ho la pelle dei piedi che non resiste a nulla, né al calore né a una piccola pietruzza, un sassolino. Dopo la facciamo preparare sul silenziatore della moto. Forse ci siamo. Ma alla fine di questa spiaggia, tra le altre, cosa ci dici? Ma non lo so, è una spiaggia abbastanza particolare perché si scende dall'alto se si viene dalle rocce, dal lungomare. Quindi è molto bello perché si vede tutta l'insenatura dall'alto. C'è questa foresta che si sviluppa alle spalle della... Sì, quindi molto, molto selvaggia. Insomma, sono tutte belle, quindi è difficile da scegliere. Comunque, infinita. Saranno 40 minuti, 45 che camminiamo e ancora non si vede la fine. Bagno asciuga in questo posto infinito, bellissimo. Noi siamo scesi da là. Ora prendiamo questo stradino qua, dove arrivano le auto, passiamo per l'interna e dovremmo avere una bella vista dall'alto. Come riesco, video pipponi su questi contenitori qua. Sapete benissimo che viaggiamo in moto, quindi l'organizzazione del bagaglio è fondamentale. Questa è la vista dall'alto. Per gli amanti della tranquillità, in fondo non c'è praticamente nessuno. Sei pronta? Si va a prendere il pesce e si cucina. Perduti nella foresta? Immersi nella foresta. Ma la strada la sappiamo soprattutto? No. In teoria siamo sulla strada giusta. Intanto qua su questo spiazzo un bellissimo mezzo 4x4 con il tetto a soffitto. Molto interessante per un cambio di vita. Stiamo andando un po' a caso perché Google questa volta ha toppato. Questo sentiero non è segnalato, ma in teoria dovrebbe portare sulla strada principale. Forse. Sara si fida ciecamente, ma non so se fa bene, non lo so. Però vedo qualche macchina qua su, quindi dai dai. Forse ce l'abbiamo fatta, si inizia a vedere qualche casa. Ora tutta strada dritta. Ci sei? Sì. Case bellissime. Ottimi mezzi per la sabbia con le gomme larghissime. Alcune case sono rialzate tipo palafitta, tipo i robu che si trovano alle Lofoten. Dietro di me invece un'altra di quelle casine con i tetti tradizionali. Roberto ci ha spiegato che in effetti sono dei tetti tradizionali per questa zona, li facevano così, sono in paglia, è un impasto in paglia. Eccoli là. Probabilmente perché isolanti rispetto alla temperatura esterna. Perché qua non è caldissimo, ma il sole picchia forte. E in più in inverno comunque è freddo. Anche il quartiere qua a sinistra non è male. Molto interessante, un appezzamento per costruire dai 600 metri agli 800 si prende tranquillamente dai 15 ai 20 mila euro. Per costruire la casa è tutt'altra burocrazia rispetto a quella che abbiamo in Italia. Qua non bisogna praticamente fare nulla se non che presentare una sorta di piccolo disegno, poi inizi a costruire. L'impianto te lo potresti fare anche da te, magari poi te lo firma qualcuno. Un po' come era da noi, perlomeno quello che mi raccontava mio padre o mio nonno, da noi in Italia negli anni 60-70. L'importante ci ha detto che nel progetto devono essere segnate le fognature. Il verde sempre curatissimo, ma poi il fascino della strada imbrecciata, quasi terra, che porta al mare. È bellissimo. Questa davanti invece è la locomotiva italiana, con le gambe leggermente arrossate. Arrivati alla playa da dove siamo partiti, i pescatori sono là in fondo. Finiento?
va bene, ok. Ok. Come si chiama il pescato? Pescadilla. Pescadilla. Hai una sedia? No. 175. Ci abbiamo fatto consigliare, vediamo cosa ne viene fuori. Gli abbiamo chiesto come si cucina, poi per i dettagli più tardi. Comunque 175. Mezzo chilo di questo pesce l'abbiamo pagato 4 euro e qualcosa. Muchas gracias. Tipo di pesce pescadillas. Vamos a provar. Y vamos a cocinar. Io a provar. Ma guardate l'ambientazione. Tu cammini infradito, ti fermi, musica alto volume, mangi ovunque, tutti muy tranquilli. Bellissimo, ragazzi. E poi, come già detto, questo è il periodo di altissima stagione. Una settimana fa non c'era praticamente nessuno. Sì, abbiamo visto proprio il cambiamento. Adesso è... ci avevano avvertito che il 28 sarebbe stata la giornata, tra l'altro il compleanno di mia mamma, auguri mami, sarebbe stato... sarebbe arrivato il grosso del turismo, e infatti così è stato. Auguri suocera, mi manca un po' la tua cucina, però la figlia è brava sotto questo punto di vista, d'altronde stesso sangue, quindi. Te la fai andare bene la mia cucina, simple. Tanto se vi interessa un'auto, questa si vende. Comunque, dal mio punto di vista, dopo averle viste tutte, ovviamente non è una competizione, ma la più bella, la più tranquilla, è quella che abbiamo visto ieri dietro questa duna. Ultima salita prima della nostra struttura. Adesso vediamo se il lupo ci viene a prendere. La tenerona ancora c'è. Ciao, lupetto! È bellissimo essere accolti in questo modo. Che fai, lupetto? Che fai? Il pesce si è trasformato perché la cuoca... guardate, guardate, oggi si mangia fuori. Guardate cosa ha combinato Sara la Tappi. Spaghetti con pescatigia. Abbiamo preparato con olio un po' di aglio, quindi fatto insaporire l'olio. Poi abbiamo buttato giù i pezzettini di pescatigia, tanto succo di limone e poi fatto bollire la pasta. Molto semplice. Ma insieme a noi poi c'è anche lui, Lupetto. Nella semplicità più assoluta, ma per noi è un sogno. Buon appetito, ragazzi. Disfrutan, devo ancora imparare.